Però sei in diretta. Però sono in diretta e finalmente ce l'abbiamo fatta. Io adesso non Infatti. mi ricordo neanche più l'oggetto di questa diretta. Però ci ristabiliamo subito. Bambini, l'avete fatta la letterina per Babbo Natale? Allora, se l'avete fatta, non vi preoccupate, che Babbo Natale la riceverà e riceverete tutto quello che c'è scritto nella letterina. Se non l'avete ancora fatta, lo dite alle vostre mamme e io ho preparato questa cosa. E qui c'è anche la busta, Donna, mi passi la busta per piacere, il Eli. bigliettino. E qui c'è proprio la busta, guardate, l'indirizzo Santa Claus con il bigliettino per scrivere la vostra lista dei desideri da mettere qui sul divano e Babbo Natale quando fa il giro per ritirare tutte le letterine prende anche la vostra. Che scema! E quindi oggi vi spiego. Se la connessione continua a lavorare come si deve, vi spiego come cucire questo cuscino. Poi vi dicevo, naturalmente a Natale, dopo che Babbo Natale è venuto a prendere la vostra busta, non serve più e diventerà, questo non è un telefono ma un telecomando, adesso va giù e perde la connessione, e diventerà un cuscino portatelecomando. Quindi d'estate lo faremo con sui fiori. Con sul nostro camper dei figli dei fiori, con su cosa? Le bamboline San Bonnet. Un po' tutto. Intanto la dona, ma voi ci credete che sta ancora cercando le bacchette? Oramai è diventata una lotteria. Allora, appunti. Ciao, grazie, ci ha aiutato anche lei. Ho fatto una diretta anche sul suo profilo, fantastico. Allora, cuscino. Per fare il cuscino noi abbiamo bisogno di un pezzo di tessuto 40x40, il retro che è fatto nello solito sistema con la tasca, ho fatto un 40x30 e poi gli ho fatto l'orlino, la Carmen ha lasciato qui roba, e gli ho fatto un orlino, quindi con questo pezzo stiro e piego due volte. E faccio la cucitura. Questo e questo, 30 cm per 20 sarà il nostro retro. Poi che cosa ho fatto? Sicuramente ho perso, ma è là. Monica Leonardo ti dice di organizzare una caccia al tesoro per le Ma lasciate bacchette. perdere, ma io non lo so. Una caccia al tesoro per tutto serve in questo negozio, anche per la connessione, però il tuo messaggio è arrivato subito. Cioè, è arrivato il messaggio della Monica, quindi la connessione c'è. Parti il video, con tre telefoni non partiva un video. Adesso è partito. Allora, mi sono disegnata il Babbo Natale. Questa era la renna. Carina. E questo è il disegno della renna, l'abbiamo fatto ovunque questa renna. Questo è il disegno del Babbo Natale. Allora, quando è che sono tutta concentrata nella connessione, non mi ricordo neanche più cosa devo dire. Allora, bacchetta delle insegnanti. Scema. Allora, ho fatto il mio disegno. Come vi dicevo l'altra volta, ho numerato tutte le parti che volevo, che dobbiamo tagliare. Sono andata un po' a ragionare per vedere che cosa fare staccato, che cosa fare in doppio, che cosa ricamare oppure disegnare. Allora, ho comunque sul mio schema, sul mio disegno, ho disegnato palla, palla, poi vi spiegherò come l'ho fatta. Doppio, perché questa ho voluto farla in doppio. Festone. Qui non ho scritto niente, vi spiegherò poi perché. Festone, i baffi doppio. Una cosa che voglio dirvi subito, ricordatevi che quando noi facciamo la barba dobbiamo fare questo buco che è il buco per la faccia, ma dopo sarà nascosto dai baffi. Ma qui in ogni caso non guardare, è fatto malissimo, l'ho fatto alla velocità della luce, però ho saltato i punti. Però comunque abbiamo bisogno di festonare anche questo. Con il tuo fuori porta, Cinzia, abbiamo visto che questo tessuto che io ho preso, che da qualche parte ci sarà, non è vero, per la pelle, quindi questo rosa pallido, l'ho messo doppio. Ho fatto l'adesivo un po' più largo rispetto, quindi da questo disegno l'ho tratteggiato e l'ho fatto qui, così e così.
Brava, grazie. Non ha trovato le bacchette, ha trovato il rosa pallido. Allora, io praticamente, che magari lo troviamo anche, però facciamo che è una forbice. No, non ho bisogno. Allora, facciamo che questa è la nostra faccia del Babbo Natale, un pelino più piccola. Allora, io ho adesivato una parte. L'altra l'ho messa sotto e l'ho subito appoggiata qui. Quando poi io ho sistemato tutti gli altri pezzi, questi due pezzi praticamente non sono cuciti da nessuna parte, ma sono tutti dentro nelle altre cuciture. L'unica difficoltà è che ne ho messe due, quindi bisogna fare un po' d'attenzione. Qui magari puntate uno spillo perché sennò si scappa via il tessuto di sotto. Poi sotto la barba, scappo solo un attimo perché mi è caduto questo. Sotto la barba io ho messo una leggera imbottitura per farla diventare un po' cicciotta. Potete fare la stessa cosa sui baffi, sul cappello, potete un po' giocare e fare quello che volete. Come vi dicevo, ho numerato tutti i pezzi. Calcolate che, per esempio, questo pezzetto che è il braccio. Io, quando sono andata a preparare la carta termoadesiva per il punto festone, io sono andata un po' dentro, quindi qui lo troverete qui, il pezzo di rosso, e un po' fuori. Il guanto, la stessa cosa, sono entrata, vedete che su questo e su questo, questi addirittura sono sormontati, qui c'è un pochino di spazio. Ma questo spazio e comunque questo pezzo e questo pezzo andranno sormontati da questi pezzi che adesso vi farò vedere, che sarà poi il guantino. Adesso vi stacco questo che stavo facendo. Questo diventerà un nocciolino. Ho fatto poi questo pezzetto che andrà a coprire come si dice? Non I due ridere, i pezzi. due pezzi. No, Sì, qui. Se vuoi ti scusa, do, io ti allora, se riprendo. vuoi ti do anche uno straccettino, così intanto che cerchi di ordinare qualcosa, pulisci. Scusate, mi sono seduta perché sapete che io da seduta ragiono meglio, se no non ragiono. Allora, adesso naturalmente Il sempre ve lo cartamodello sarà in vendita sulla no. tua il cartamodello sarà in vendita Allora, sulla tua sì, pagina. saranno in vendita il Babbo Natale e questo. La struttura ve l'ho già detto io, nel senso che è 30x30. Ricordati che ti devo dire che devo dire una cosa sulla struttura. 30x30, allora, questo è struttura, l'ho fatto con degli avanzi perché questo era troppo piccolino per questa figura qui. Ho aggiunto una parte, un'altra. Prima c'era la Cinzia, non la Cinzia lei, l'altra Cinzia, che diceva: non so quale scegliere. Dei tinti in filo, qualunque pezzo si sceglie, si mettono assieme e stanno tutti meravigliosamente bene assieme. Quindi c'è poco problema. Allora, questo diventerà un nocciolino e quindi io ho bisogno di un pezzo intero. Se volete fare il cuscino con la busta di Babbo Natale, per mettere la busta di Babbo Natale, dobbiamo fare anche la tasca. Questo è un pezzo di tessuto cucito diritto contro diritto, uno, due, tre lati. E poi rivoltato in modo che poi faccio la ribattitura qui e qui invece vado a cucire questo sul fondo, questo sul fondo, questo qui lo lascio aperto perché tanto io poi quando vado a montare il cuscino qui ci sarà la cucitura e quindi non ho bisogno di niente. Poi baffi e cappello. Allora, abbiamo detto le applicazioni, comunque vado a disegnare. Non le approvate. Vado a disegnare tutti i miei pezzi. Il Babbo Natale è messo così, quindi a me non interessa metterlo così oppure ribaltarlo perché utilizzando la carta termoadesiva il mio disegno diventerà così. Però devo fare attenzione se voglio dare questo pompon che cade sulla destra o sulla sinistra. Effettivamente a noi non interessa niente, neanche in questo caso. Ma se io voglio farlo diventare proprio così, prendo
il mio pezzo di carta velina, adesso rompo tutto, il mio pezzo di carta velina, faccio il disegno del cappello, fatelo un po' meglio, magari con una biro nera che non ho. Vabbè. Allora, il pezzo del cappello così, se a lavoro finito voglio che il cappello cada in questa posizione, devo usare questa parte. Qui forse lo troviamo da qualche parte, guardate, questo è il cappello. Io l'ho ricalcato così, volevo che diventasse così, quindi io poi devo cucire così. Qui ci ho messo subito giusto, perché è questo che poi vado a mettere diritto contro diritto. Vado a fare tutta la mia cucitura. Quando io l'ho rivolto, ritorna così. Dovete sempre andare a prendere il sullo schema, ricalcare quello che poi volete avere di risultato. Con la velina è possibile, nel senso che io vado a ricalcare questa cosa qui sul disegno, poi però io devo lavorare al contrario, perché poi la stoffa messa in doppio, rivoltata, ritorna come avevo deciso sul disegno. Allora, scusa, quello serve anche per i guanti? No? Allora, i guanti non li ho fatti doppiati. Ah, okay. Quindi scusa, il guanto l'ho copiato così e va così. Scusa. Allora, è sempre lo stesso discorso. Io devo disegnare una, non lo so fare così, sempre la solita S, così, io sul doppiato posso farla così, se devo usare la carta appiccichina la devo girare, o mi metto allo specchio, su una, alla finestra, oppure uso la scatola luminosa, quella che hai tu, e quindi ricopiarla, ricalcarla al contrario, perché poi ribaltando il lavoro viene una S giusta. Poi fate un po' di prove e di sicuro la prima volta sbagliate poi vi entra in testa. Io ho fatto così. Allora, ruvido contro rovescio, si prende la carta appiccichina, si sente che comunque da un lato, ne avrò un pezzo, da un lato è ruvida. Io vado a stirare il rovescio del mio tessuto. Effettivamente sui tinti in filo il rovescio non c'è, dovete solo decidere se il vostro diritto è quello che è più morbido o se preferite questo. Io questo ho usato come se fosse il rovescio, quindi ho fatto questo lavoro. Quando poi vado a disegnare, vado a cucire il mio Babbo Natale, sarà sul lato morbido, a parte questo che ho sbagliato. Sarà sul lato morbido e mi ritrovo con quella cosa che prima avevo, ok, con questa, che è diritto, io ho stirato, è la stessa cosa che abbiamo già fatto tante volte, io ho stirato, questi sono i miei due manicotti del Babbo Natale, adesso dobbiamo andare a tagliarli. Non ne ho fatto uno per farvi vedere di nuovo come tagliare con la rotella piccola. La impugno come una matita, apro, vado a fare tutto il contorno in questo modo, poi una volta che io, vedete che io sto muovendo, adesso non vedo più, sto muovendo la stoffa e con la rotella vado semplicemente diritta in avanti, ok, faccio l'altra, guardate, io sono partita da una curva, ho mosso il mio tessuto, vado avanti, muovo tutto di nuovo e vado. Ok, queste sono le due maniche che, allora, stacco, faccio le cose automatiche senza spiegarvele, apro un po', stacco, questo non appiccica ma si scioglierà questa colla. E io, sempre col ferro abbastanza caldo ma senza vapore, andrò a fare questo lavoro. Avevo i baffi. Allora, trovati i baffi.
prendo una carta velina, vado sul mio disegno e vado a ricalcarmi i baffi. Che cosa devo ragionare? Come devo fare il ragionamento? Io il naso lo userò come punto che mi ferma i baffi, che invece li voglio lasciare liberi. A questo punto io ragiono e so che comunque questa parte, grazie, questa parte rimarrà aperta ed è il punto in cui io riuscirò a rivoltare tutti i baffi come il cappello. Allora, vado, oh grazie, vado a fare questo disegno, si scrive. Così, qui il punto dove devo lasciarlo aperto, vado a fare il tratteggio. Questo lo sto facendo malissimo, eh. Poi una forbice, Dona, da qualche Ce parte c'è, ma l'avevi forse tagliato là, prima? sai. No, Non l'avevi tagliato già prima? Ah no, col perché non l'ho coltellino. trovata. Se la Allora, via a rossa è troppo. questo punto vado a prendere il mio tessuto bianco per i baffi, lo metto diritto contro diritto, perlomeno io faccio così, diritto contro diritto. Ma va bene, Però non sai, è la tua borsa. faccio questo lavoro, gli metto uno spillo e a questo punto sulla mia linea del pennarello la metto sotto la macchina, comincio, come comincio? Da qui. Allora, questo è il pezzo che deve essere lasciato aperto, avanti e indietro, faccio tutta la cucitura sulla riga del pennarello. Sarà comunque, va bene, sarà comunque una cucitura molto fitta sulla riga del pennarello e dopodiché mi risulta questo lavoro qui. Praticamente è la stessa cosa che ho fatto, questa sarà la targhetta con su scritto Buon Natale. Io ho fatto questa volta però tutta la cucitura, non ho un'apertura. Poi faccio questo lavoro, apro. Vedete che io questa la posso tranquillamente buttare. Io ho cucito sulla carta dove c'era la linea della matita. Tolgo tutta la carta e ho a questo punto la targhetta, ma anche i baffi. Diritto contro diritto. Sono partita da qui, cucitura fitta, avanti e indietro. Ho fatto tutto il contorno e sono arrivata qui. Dopodiché vado a tagliare a 2 mm. Una volta che io ho tagliato a 2 mm, vado a prendere la cannuccia, vado fino in fondo nel punto più lontano e cercando di non bucare la stoffa, faccio questo lavoro. Lo spingo fino a quando il dritto del tessuto esce. Stessa cosa dall'altra parte, su una stella lo faccio su tutte le punte. Faccio in questo modo. Fino a che ho i baffi completamente rivoltati. Vado ad aprire tutte le cuciture bene, faccio proprio tutto il giro. E questi sono i baffi che vanno posizionati, non trovo più i pezzi, che vanno posizionati così, cercando di coprire un po' la parte sotto, con sopra il nasone. Il naso praticamente va ad incollarsi quando io vado al ferro da stiro, si incolla un po' qui. Quello che mi interessa è cercare di incollare il più possibile qui e soprattutto cucirlo immediatamente perché tiene, però questo lo tocco e voglio aprirlo meglio. Lo tocco e rischio di romperlo. Dovevo dirvi un'altra cosa. Ah sì, quando io ho fatto i baffi. Ma la stessa cosa, pensate bene quando dobbiamo rivoltare dei cuori. Io ho praticamente questo angolo, Punto. questa punta, che se quando io ho questa cosa qui e facciamo i baffi, quando vado a rivoltarlo, qui potrebbe essere che tira. Si vede proprio che certe volte non riusciamo ad aprire bene tutte queste, no? Allora, Sidona, bisogna tagliare il più possibile fino in fondo. Quindi, quando io vado a tagliare il tessuto a 2 mm, scusate, a 3-4 mm, tutto intorno, qui devo cercare di andare il più indietro possibile con un paio di forbici che taglia proprio bene, a tagliare praticamente, naturalmente sul rovescio, ma qui, fino in fondo. Ma
Si fa anche così. Allora, adesso facciamo il disegno di un cuore. Io vado a cucire tutto intorno al cuore. Quando arrivo qui, non vado a fare questo lavoro, ma vado a fare questo, due punti che tanto sono piccolissimi e poi torno indietro. In questo modo qui riesco proprio ad andare a tagliare fino in fondo e non ho il tessuto che tira. E nei baffi ho fatto così. Adesso facciamo la targhetta del Buon Natale. Allora, il Buon Natale io mi sono preparata questo tessuto tinta unita, dove poi con il pennarello che si cancella vado a scrivere Buon Natale. Poi, una volta che ho fatto la scritta che mi piace, vado a ripassarlo col pennarello indelebile. Allora, praticamente vado a prendere il mio tessuto, quello di base, di fondo. Vado a metterlo diritto contro diritto. Io so che comunque quando sarà rivoltato, faccio un po' un segno, questo pezzo qui, considerando che devo avere i miei margini di cucitura, qui in mezzo ci andrà questo colore di tinta unita. Il colore di tinta unita deve andare applicato e cucito prima. Quindi bisogna cercare di fare un po' una prova. Taglio sulla carta velina questo pezzo che è grande, me lo appoggio su questo pezzo e poi anche qui io sono andata contro luce a vedere dove più o meno finiva questo pezzettino di carta per andare ad applicare il pezzo di tinta unita e vedere di centrarlo bene. Una volta che ho deciso che era centrato bene, vado a stirarlo e poi a cucirlo. Ed è qui. Io poi ho messo la mia carta velina diritto contro diritto i tessuti e ho fatto tutta la cucitura su questo pezzo che deve essere la nostra scritta Buon Natale. Questa scritta la punterò poi qui, nel senso che poi questo non voglio che sia volante, addirittura potrei fare anche una cucitura, un punto nascosto. Perché? Perché qui c'è il buco. Allora, dalla parte, non naturalmente da quella dove diventerà il diritto, ma dalla parte rovescio, facendo attenzione di prendere solo, guarda, solo un pezzo, vado ad aprire con una forbice, con lo scucirino, con quello che volete, vado ad aprire solo, adesso faccio un danno, un pezzetto, quindi ho l'apertura. Vado a prendere la cannuccia, spingo e faccio uscire il diritto di tutto questo supportino, di tutta questa targhetta. Dimmi. No, questo non l'hai fatto così. Che Non mi non ha ricordo. l'apertura. Ah, perché l'ho cucito, forse si vede qui. Non è qui la cucitura nascosta. Se volete, potete non fare l'apertura tagliando la stoffa, ma come abbiamo fatto per i baffi, lasciare questa apertura e poi però cucirla dopo. O siete tanto 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 bravi.